vergogna assolutamente la sua storia, perché è stata sempre una storia costruttiva e che oggi lo porta ad essere una delle voci che dal nostro punto di vista chiaramente rappresenta al meglio anche i valori che noi portiamo, noi lo facciamo dal punto di vista politico nell'ambito chiaramente dei consessi dove rappresentiamo i nostri concittadini, dall'altra parte lui lo fa con quei termini valoriali sotto il profilo professionale, perché è un giornalista di primo ordine e anzi ha avuto nell'ultimo periodo anche degli ottimi successi personali di carriera, e dall'altra parte l'espressione come opinionista in molte trasmissioni che tutti quanti vediamo e dove ci incrociamo peraltro come opinionista, dicevo, di e portatore di valori che sono valori fondanti della nostra società, valori fondanti che noi cerchiamo, come dicevo, di tradurre in politica. Questa sera siamo qui perché, quindi io per una sera torno finalmente a fare il mio lavoro, che è il giornalista, e quindi faremo un dibattito, ragioneremo su alcuni degli argomenti che vengono esposti in questo libro, che io chiaramente vi invito non solo a comprare e a leggere, ma visto che stiamo arrivando al periodo di Natale, vi suggerisco anche un bel regalo agli amici, ai parenti, ai cugini, eccetera eccetera. Perché questo? Perché, come sapete, io ho fatto per tanti anni radio e far passare dei messaggi non per forza attraverso la nostra voce, quindi quando usciamo a cena con gli amici è chiaro che bene o male tutti quanti ci conoscono, sanno perfettamente quelle che sono le nostre idee, ma da una voce differente dalla nostra, che però è esattamente coerente con appunto i valori che noi vogliamo portare in quei momenti anche di tranquillità, serenità, dibattito, beh, è molto importante e funziona a volte meglio che stare a perdere o a investire mezz'ora di dibattito nel cercare di convincere delle proprie idee il prossimo. Quindi io ringrazio Daniele per la disponibilità, lo ringrazio perché veramente ci mette la faccia sia in TV, sia sul giornale che dirige, sia giornalmente quando, anzi lo devo ringraziare, ogni tanto mi dà anche qualche spunto rispetto a quanto noi possiamo fare sia dal punto di vista politico sia dal punto di vista comunicativo, ed essendo entrambi avendo una cultura che appunto si basa su delle competenze, di questo lo devo ringraziare. Quindi ribadisco, questo è un bel regalo anche da fare a Natale per gli amici e per i parenti. Piccolo spoiler. Visto? Quindi, detto questo, io mi permetto di iniziare con una domanda che chiaramente condivido con tutti voi. A Daniele, pensa a te, è incredibile per me. Credo che io ti faccio una domanda a te. Comunque, la domanda che mi è nata spontanea quando ho visto in anticipo il titolo di questo libro è: e basta questo fascismo? Io però mi rappresento questa parola fascismo con una serie di altre parole che, se ci pensiamo, sono potenzialmente tantissime, un gruppo di parole, questo gretismo o gretinismo, questo falso ambientalismo, ok? In questi giorni, purtroppo legato anche a delle vicende drammatiche, vediamo insomma un mainstream su tanti argomenti che a volte noi riteniamo corretti, a volte di cui siamo quasi delle vittime. È inutile ricordarci questi finti ambientalisti che si incollano per le strade, e noi siamo vittime di questa situazione perché loro per primi non conoscono esattamente di cosa stanno parlando, e magari poi Daniele approfondirà il tema. Quindi, da dove nasce e basta questo fascismo, e secondo te questa parola fascismo potresti dedicare altri 20 libri a parole differenti, sempre partendo con e basta questo? Prima di ogni cosa, grazie signor Sottosegretario, grazie caro Alessandro, grazie a Pietro, grazie a tutti gli amici che sono venuti questa sera. No, io devo intanto scusarmi perché c'è stato un problema tecnico
per questa settimana nel titolo la parola fascismo va sostituita con patriarcato. Però voi potete organizzarvi con una pecetta, ma da lunedì si ritorna col fascismo, quando il ministro Salvini sarà forse chiamato a una precettazione, tornerà fascista immediatamente, mi pare. Anzi, vi devo dire, la scorsa settimana, no, 10 giorni fa, quando c'è stato il lungo dibattito sullo scombiccherato sciopero proclamato da CGIL e UIL, io mi stavo preoccupando perché temevo che potesse arrivare una potente smentita della tesi del libro, perché erano passati 3-4 giorni di discussione e ancora nessuno aveva dato del fascista a nessuno. Ero quasi in crisi, diciamo, di identità, eccetera. Se non che zac, come sempre c'è qualche genio che ti soccorre, alle ore 14 di un giovedì è arrivato Francesco Boccia parlando di squadrismo. Io mi sono immediatamente assicurato. Mezz'ora dopo, evidentemente punto sul vivo, il segretario della UIL Bombardieri ha parlato pure lui di squadrismo. A questo punto Boccia si è visto affiancato sul rettilineo finale, dice qui mi gioco la medaglia d'oro, un sindacalista eccetera, ha rilanciato dicendo che c'era tanfo di olio di ricino. Questa è la... No, scherzi a parte Alessandro, questo libro nasce da un... da un'occasione, da un pretesto, da una circostanza, un fatterello che vi racconto in un minuto. 13 mesi fa, era fine ottobre dell'anno scorso, era un lunedì sera, lo ricordo bene, ero negli studi Mediaset in attesa di entrare in studio, era proprio lunedì sera, apro il mio tablet così per guardare due cose e su Instagram improvvisamente vedo la mia foto con la scritta sopra "fuori i fascisti dalla Sapienza". Ho fatto, poi vedo bene collettivo studentesco di sinistra eccetera, che era successo qualche settimana prima. Io avevo dato la mia disponibilità per il mattino successivo, per il martedì mattina, a partecipare a un convegno regolarmente autorizzato da parte di un gruppo universitario di destra e giovani di azione universitaria. Bene, un convegno come altri io c'è. Se non che improvvisamente leggo questa scritta, mando un messaggino agli organizzatori confermando la mia presenza, perché non è che dinanzi a una prepotenza ci si tira indietro. Bene, il mattino successivo vengo però raggiunto da una chiamata della Diglos che mi dice: guardi, però si presenti un quarto d'ora prima, non in questo ingresso, a quell'altro ingresso. Smetto di sorridere, in una ventina d'anni di vita pubblica è stata la prima occasione nella mia vita in cui, dovendomi recare in un luogo, non sono potuto entrare sulle mie gambe, ma sono dovuto entrare in un'auto della polizia, perché c'erano 300 signori, a onor del vero studenti pochi, che non sembravano esattamente ben disposti, e diciamo un capezzone l'avrebbero visto bene fatto a pezzi piuttosto piccoli. Il convegno si svolge regolarmente in una aula universitaria, ma completamente blindata, asserragliati, saracinesche abbassate fuori, perché c'erano fuori questi militanti di sinistra che tentavano di sfondare per tutte e due le ore del convegno. All'uscita io penso di uscire, mi riacchiappano quelli della Digos, dove va, solita meccanismo. Riaccendo il telefono, tornando a casa un po' rattristato, però dicevo, oh, per una volta qualcuno dovrà esprimere solidarietà agli organizzatori, cioè mi pare palese per una volta chi siano stati quelli che hanno provato a organizzare un convegno e quelli che hanno cercato di impedirlo. Invece riaccendo il cellulare, direte voi, ma quanto sei ingenuo, trovo la notizia in apertura di tutti i siti, ma con insulti agli organizzatori, insulti a me e insulti alla polizia, colpevole di non averci fatto picchiare, colpevole sostanzialmente di aver... Interviene la senatrice Cucchi a sostegno dei manifestanti, interviene Amnesty International, incredibilmente conculcato, intervengono, povera storia radicale, anche i deputati della Vedove Maggi, che preannunciano un'interrogazione per acquisire informazioni sul comportamento delle forze dell'ordine. Cioè, la sera accendo la televisione e una conduttrice di cui non posso farvi il nome ospita subito una studentessa
dicendo: ma che bello questi giovani che finalmente si mobilitano, e quello, sì, contro il fascismo, eccetera. Poi nei giorni successivi, chiudo Alessandro, ci saranno altri incontri televisivi, ci sarò anch'io per una volta con queste studentesse. La sensazione era quella di fare un remake di un film di Verdone, con una di queste ragazze che fa: no, ma che persona, un fascista, non può parlare. No. E il conduttore dice: no, ma come? Ma perché questa capisce come una studentessa in interrogazione di matematica, un po' annebbiata, capisce che l'ha fatta grossa e fa: la cavazzò, però alla fine noi siamo venuti disarmati, hai capito? Quindi bisognava anche ringraziarli per il grande atto di generosità di essere venuti disarmati. Fine del raccontino. Noi non possiamo abituarci all'idea che alcuni luoghi siano considerati cosa loro da parte dei violenti, non possiamo abituarci all'idea che ci siano vecchie e nuove forme di censura, forme fisiche, ma nel libro ci verremo, si parla anche di nuove forme di censura dolce, di censura dolce. Noi dobbiamo rivendicare tutto intero il nostro diritto di parola e anche il diritto di parola di quegli altri, naturalmente, anzi, tu devi sempre per prima cosa difendere il diritto di parola di quegli altri, non quello di chi ti vuole imbavagliare e prevaricare. Grazie. Beh, allora, chiaramente Daniele sa perfettamente, conosce la politica, sa, da giornalista vive in questo momento da esterno la politica, ma io devo ricordare a tutti noi che purtroppo a noi della Lega questo tipo di manifestazioni contrarie per noi oramai è l'assoluta normalità. Anzi, noi, a differenza tua che sei rimasto molto colpito da questo comportamento, noi riteniamo stravagante se non c'è una manifestazione contro, perché cosa abbiamo sbagliato in questa manifestazione che stiamo organizzando? L'ultima, ve lo ricorderete, è stata la manifestazione per la pace che abbiamo fatto qui a Milano davanti al Castello Sforzesco, dove noi eravamo con tante persone, con famiglie, col sorriso, senza bandiere politiche, questo lo sottolineo, e a poche centinaia di metri da noi i centri sociali stavano facendo una manifestazione che non è sfociata nella violenza, solo perché grazie alle forze dell'ordine questi personaggi sono stati lasciati a debita distanza. Quindi francamente diciamo che se si allarga questa coscienza di realtà per le quali tu non puoi manifestare liberamente le tue idee, democraticamente le tue idee, che possono essere idee sicuramente forti, espresse con toni accesi, però finché rimani nel perimetro democratico ci mancherebbe. Beh, mi fa molto piacere che appunto questa idea della pericolosità, perché oramai hai detto una cosa perfetta, precisa, che ci siamo abituati, che e lo dicevo con ironia, no? A noi sembrerebbe strano che non ci fosse una manifestazione contraria, ma perché è diventata la normalità e non c'è un riconoscimento da parte degli altri, dei Boccia che hai citato, del PD, di chi si professa democratico addirittura nel nome del suo partito, Partito Democratico. Non c'è mai un sostegno democratico nei confronti di chi legittimamente vuole esprimere le proprie idee in una piazza, in una sessione all'università, in un incontro con le associazioni o nelle sezioni. Quindi dicevamo, grazie per questa presa di coscienza e di dimostrazione che questa non deve essere la normalità. Ci fai tornare anche un po' con i piedi per terra nella realtà, perché noi abbiamo vissuto e stiamo vivendo probabilmente una realtà distonica proprio legata a questa abitudine di questi personaggi. Dunque, Daniele, tu che hai insomma un'esperienza anche televisiva molto ampia, ti vediamo da Del Debbio e non solo, insomma, sulle reti media siete non solo. Quali sono state nella tua esperienza anche in TV i punti, gli aspetti che più ti hanno colpito? Ci hai detto
appunto di questo, di questa storia, raccontando questo aneddoto riguardo all'evento in università. Invece anche nei consessi televisivi, dove diciamo sono molto più ampi, l'audience è molto più ampia, quindi gli altri dovrebbero stare molto più attenti a come si comportano. Finché lo fanno all'università e non ne parlano un tubo di nessuno, si chiude lì, lo sanno gli studenti universitari. Ma se lo fanno in televisione, domanda, questo segnala che proprio oramai le cataratte sono completamente aperte, no? Guarda Alessandro, dirò una cosa per sorridere tutti insieme e una per pensare, per riflettere un po'. Ovviamente hai ragione. Io resto sempre colpito quando nei dibattiti televisivi alcuni interlocutori politici o giornalistici continuano a mostrare e non si trattengono più, perché sono saltati i freni inibitori, un autentico disprezzo per la mezza Italia che non è la loro. Cioè questa idea di che... mezza. Sì, no, ecco, qua diciamo, nella loro logica c'è una mezza... maggioranza silenziosa. C'è una parte d'Italia, diciamo, che non vota nel modo giusto secondo i canoni di, e che dunque è fascista, evasore fiscale, razzista, e proseguite voi, no? La sequenza degli insulti. Però devo anche dirvi con molta franchezza, e qui smetto di sorridere solo per qualche minuto, che siamo davanti a una tendenza mondiale molto preoccupante. Voi sapete quanto io ami gli Stati Uniti. Dimenticate per un momento se vi sta simpatico Trump, Biden, eccetera, ma chiudete gli occhi, tra un anno si vota in America. Se fosse di nuovo Trump contro Biden, voi comprendete perfettamente che cosa accade un istante dopo. Chiunque dei due vinca, e ripeto, in questo momento non sono rilevanti le nostre preferenze, che è facile immaginare quali possano essere, ma vince Trump, è evidente che Biden non riconosce la cosa, vince Biden, è molto probabile che Trump non riconosca la cosa. Noi siamo arrivati a un punto di lacerazione delle nostre società in cui è sempre meno scontata l'idea che, avendo vinto Alessandro, io sconfitto riconosca la sua legittimazione a governare. Guarda che è terribile questa cosa. Te la prendo da un altro lato. C'è un vecchio politologo americano che si chiama Cass Sunstein, un vecchio signore molto autorevole, che ha fatto la medesima ricerca a 40 anni di distanza, ammesso che sia possibile comporre due campioni demoscopici simili. Lui ha cercato di farlo 40 anni fa e ora, ponendo la stessa domanda apparentemente non politica. Gentile signore e signora, se suo figlio o sua figlia sposassero un ragazzo o una ragazza di opinione politica diversa, lei sarebbe dispiaciuto? Risposta 40 anni fa, 90% no, che mi importa se si vogliono bene, che problema c'è? 10% sì. Oggi siamo a 50-50. Guarda che terribile. Guarda che vuol dire che io non voglio più fare neanche il pranzo della domenica con persone di opinione diversa, perché so che ormai il margine di comprensione reciproca è azzerato. Chiudi gli occhi, guarda che è successo pure a noi, prendi il Covid, no? Lascia perdere la tua opinione su tutta la vicenda, ma quante volte alla fine di quella storia, andando a un pranzo con parenti o con amici, ti sei detto col tuo compagno, con la tua compagna, con la moglie: senti, però stasera non parliamo di questo, se no litighiamo, no? È così. Guarda che l'avvelenamento è avvenuto. Che cosa era un minimo di discussione democratica? Una cosa per la quale lui vince, io perdo, ma io accetto la sua vittoria, mi preparo per i 4 anni successivi, spero di avere argomenti migliori la prossima volta, e lui naturalmente invece farà tutto il possibile per confermarsi. Questa roba qui si è inceppata. Scusa se rubo un minuto, Alessandro. Campagna elettorale dell'anno scorso, va bene? Tutta giocata, Salvini fascista, Meloni fascistissima, giusto? Questo era lo schema della sinistra, va bene? Non ha funzionato elettoralmente, non ha funzionato nemmeno da un punto di vista editoriale, cioè non risulta che i giornali che hanno fatto questa campagna ne abbiano avuto particolare giovamento in termini di vendite, e allora uno potrebbe dire: scusa, ma se non ti funziona elettoralmente,
non ti funziona editorialmente, perché lo fai? Io non ho la risposta, posso cercare con voi delle risposte, e le prime due che mi sono venute in mente sono: primo, io non devo legittimarlo, lui ha vinto, ma io gli devo fare un taglio sul viso che gli resti come uno sfregio permanente e come un segno di non legittimazione. Per me lui non è il vincitore legittimo, è chiaro? Questo deve essere secondo. Siccome sono povero di argomenti, calo il jolly del fascismo o comunque della indegnità dell'essere mostruoso del mio avversario, e questo mi esenta dall'obbligo di entrare nel merito delle questioni. Che mi importa? Lui propone una cosa in economia, ma io neanche la discuto, è fascista. Questo è lo... Guarda che la discussione è diventata di questo tipo. Prendi la discussione di questi giorni sul femminicidio, guarda come si comporta la Schlein. Giorni pari dice: voglio collaborare col governo, e vota insieme. Giorni dispari dice: siete maschilisti, macisti, cioè, il gioco è questo: far vedere nelle ore pari all'opinione pubblica di destra e di centrodestra che può esserci un cessato il fuoco, ma contemporaneamente far vedere all'opinione pubblica di sinistra che quegli altri restano mostruosi, non fidarti che il fascista resta fascista. Per questa via qui non si va lontano, è un avvelenamento dei pozzi costante. E quindi però nel ragionamento, tu hai detto negli ultimi anni il numero di persone che, diciamo, avversano l'idea opposta è sostanzialmente aumentato, però è in controtendenza rispetto alla disaffezione verso la politica, perché vediamo come molto spesso sempre più persone ci dicono, quando andiamo a fare il volantinaggio durante la campagna elettorale: no, ma io non vado a votare. Oppure: ma siete tutti uguali, che per me è veramente una cosa drammatica. Quando mi dicono siete tutti uguali, vuol dire che io sarei uguale a Maiorino, a Sala. Voi immaginate, cioè, pensate un po', perché tutti uguali, nel mischione ci sono anche loro. No, anche no. Quindi il tema è, ma per i valori che portiamo, quindi il tema è, da un lato c'è appunto questo avvelenamento dei pozzi, questa continua propaganda di tesi che sono completamente fuori dalla realtà, tanto che pur avendo nella scorsa campagna elettorale così forte tutti i giornali, tutto il mainstream, la RAI, eccetera eccetera, comunque alla fine le elezioni le perdono. Quindi diciamocela tutta, non è che proprio gli italiani, le persone, il cittadino medio ha l'anello al naso. A un certo punto si rende conto che va bene, per un po' ci posso anche credere, però di fronte all'evidenza, anzi, questo secondo te non può essere un boomerang nei loro confronti? E cioè, finché dicono che Salvini è fascista, è incapace, non lavora, poi però Salvini fa il codice degli appalti nel più breve tempo della storia della Repubblica, sta lavorando per fare il ponte sullo stretto, contestualmente mette i soldi per fare l'alta velocità, finire l'alta velocità a Vicenza, al Terzo Valico, eccetera eccetera, che sono le materie chiaramente che lo competono, oltre a quello che la Lega in generale fa sul suo mandato sugli altri argomenti. Alla fine la gente se ne rende conto che questi possono anche raccontare la balla che Salvini non ha mai lavorato un giorno in vita sua, cosa che dicono, ma io lo conosco e non è così, ma nei fatti la realtà dice dell'altro. Dunque, alla fine, secondo te, questo, a parte quei balordi che sono venuti a manifestare contro di te, e qualunque cosa va bene, ma chi anche ha un'idea non schierata in quanto militante, ma ha un'idea di un certo tipo, pur di sinistra, rispettabile, anche loro non si rendono conto che appunto questa è semplicemente una propaganda del più becero livello? Una cosa pro e una cosa contro questa tesi. La cosa pro, hai ragione razionalmente, ti aiuto nel ragionamento, quello schema oddio arriva il fascista, oddio arriva il mostro, sarebbe teoricamente indirizzato all'elettore di sinistra per mobilitarlo, e non gli ha funzionato nemmeno questo, cioè anche una quota
significativa di elettori di sinistra al grido di oddio oddio Salvini è fascista, Meloni è fascista, non ci credono più, no? Nella logica di chi invece voleva scatenare quel tipo di ragionamento, l'idea era quella di ridurre l'astensione di sinistra, compagni, mobilitiamoci, bella ciao, è arrivato l'invasore, ok, giusto, no? Questo è lo schema. Quindi su questo hai stra ragione. Però attenzione, uno stadio un po' più vuoto non è purtroppo incompatibile con un incattivimento delle due curve, in particolare una. Cioè, quello verso cui noi stiamo andando è una curva di qua, per fortuna più robusta, una curva di là, per fortuna un po' più sguarnita, ma un clima complessivamente irrespirabile. Guarda, te la giro da un altro lato, così metto in mezzo me stesso che ho definitivamente lasciato la politica, però ti rende l'idea. Da 6-7 anni faccio altro, scrivo cose televisive, eccetera. Capita, queste trasmissioni si chiamano talk show, che a volte lo show prevalga sul talk e che non sia neanche uno show eccelso tutte le sere. Magari può anche accadere che tu una sera torni a casa dicendo però stasera abbiamo veramente un po' esagerato, abbiamo trasceso lo puoi scrivere normale o anche con trash di, insomma, puoi dire veramente questa sera la mattina vai al bar, trovi delle persone che ti salutano e che volevano ancora più sangue. È chiaro? Troppo poco, di più, perché quella è una stronza, quell'altra, non fatemi dire chi. Ma questo lì per lì ci fa sorridere, ma se ci rifletti un attimo ti dà la sensazione di un clima avvelenato ed esasperato. Te la giro da un altro lato, Stati Uniti di nuovo. Voi sapete che la CNN è una televisione molto di sinistra, no? Ok, bene. E che in particolare in epoca Trump, sia con Trump in carica, sia poi con Trump caduto, per 4-5 anni ha fatto delle campagne scatenate, tali per cui, che ne so, la trasmissione di Lilly Gruber diventa equilibrata, no? Quindi, ok, menare tutte le sere, A un certo punto l'editore di CNN ha deciso, mantenendo l'orientamento di sinistra, di mettere però un direttore autorevole che si chiama Chris Licht, con il compito di dire guarda, tu devi fare una televisione di sinistra però un po' più equilibrata, un po' più normale, diciamo. Risultato: il direttore è stato rifiutato dai suoi giornalisti e dalle sue giornaliste, gli ascolti sono crollati, è chiaro? Cioè, in questo schema di curve che si odiano, se il tuo capocurva non urla a quell'altro devi morire, diventa un traditore immediatamente, è chiaro dove ci stanno portando? E guarda che noi siamo ad un pallido antipasto. Quello che a noi oggi sembra in Italia particolarmente rozzo o violento, negli Stati Uniti e altrove è roba da educande. Io vi invito a seguire, vi piace più la destra, vi piace più la sinistra, qualche intervento dei candidati da voi preferiti o non preferiti della campagna elettorale americana che sta cominciando e vi farete un'idea di quello a cui dovremo assistere tra qualche anno. Guarda che non promette niente di buono questa roba, e lo dico con, lo sapete bene, non sono un buonista, a me piace il confronto forte delle idee, non mi piace neanche nel calcio se c'è un allenatore che gioca per lo 0-0, tu devi giocare per vincere e anche in televisione bisogna, ok, ma non a spaccare le gambe a quell'altro. Qui invece la cosa è ormai diventato il perone e la tibia del tuo avversario. Stiamo attenti perché puoi vincere la partita ma ti fai male lo stesso. Nel libro parli di una serie di argomenti, chiaramente, dal punto di vista giornalistico, e magari lo approcciamo, c'è il tema della supercasta, la definisco così, di un certo tipo di giornalisti che, siccome hanno delle idee, pensano di essere più giornalisti degli altri. Non si sa per quale ragione, e poi ce lo spiegherai. Parli di scuola, parli di tanti argomenti che chiaramente sono anche oggi, proprio in questi giorni, al centro dell'attenzione. Vediamo appunto questa serie di manifestazioni nelle scuole, prima citavi
il termine patriarcato, che assolutamente ci sta. Nei giorni scorsi sai che c'è stata una polemica proprio con una famosissima giornalista, Lili Gruber, no? L'hai citata. E la cosa stravagante è che durante una trasmissione televisiva io ho discusso in maniera piuttosto accesa con una collega, con Concita De Gregorio, poi usciamo dallo studio e dico, vabbè, ma scusa, ma calma, adesso siamo tutti giornalisti. E lei mi fa, no, tu non sei giornalista. Cos'è? Se vuoi tiro fuori il tesserino, sono giornalista. No, perché avevo l'Alberto Giussano. No, tu fai politica. Ah, allora, no, è per chiederti, perché io non ho capito come funziona. Cioè, adesso io faccio politica e siccome sono di un partito della Lega, di un partito di centrodestra, e vengo rappresentato come un politico, non sono un giornalista. Domani, quando sceglierò di non fare più politica, di fare un altro percorso, vengo e torno con te a fare il giornalista, ma io sono, ho sempre la stima, cioè proprio ho il marchio scarlatto, per cui sono un politico, giusto? Giusto. Ma perché questi qua si possono candidare, scandidare, fare gli europarlamentari, i deputati, i ministri, i viceministri, possono fare tutto quello che vogliono, quando tornano, no, ma è un giornalista libero che esprime le sue idee. No, scusa, non ho capito come funziona. Se me lo spieghi tu, che sei ancora in maniera con due piedi nel mondo del giornalismo, se me lo spieghi come si fa, perché almeno io prendo qualche lezione e imparo. No, ma è molto semplice. Loro accusano Trump di una cosa che chiamano post-verità, e forse c'è anche del vero in qualche caso, ma loro invece sono quelli della pre-verità, cioè stabiliscono prima chi può parlare e chi no, chi ha la patente giusta e chi ha la patente sbagliata. È come se ci fosse un ritorno alla prima elementare, la lavagna dei buoni e dei cattivi. Loro sono i buoni, possono fare qualunque cosa. Lili Gruber si è legittimamente candidata come europarlamentare del PD o PDS, non so che, con Uniti per l'Ulivo, cos'era in quel momento, ed resta una giornalista libera e indipendente, che c'entra, mica come te, no? Chiaro, no? È chiaro, no? È chiaro, no? Questo è lo schema. Ma guarda che questo è su tutto così, ma te la giro in un altro modo. Fase Covid, va bene? Dimenticate anche qui le vostre opinioni. Io non ero un tifoso, come è noto, delle restrizioni del ministro Speranza, ma prescindi da questo, la puoi pensare in un modo, la puoi pensare in un altro. A un certo punto, in una delle fasi di restrizione eccetera più blanda, ci sono contemporaneamente, a breve distanza di alcuni giorni, c'è una manifestazione dei portuali di Trieste. Anche qui lascia perdere se tu eri d'accordo o non d'accordo, imprescindibile. Portuali di Trieste che vengono praticamente cacciati con gli idranti, va bene? E infamati da quasi tutto il sistema radiotelevisivo e giornalistico italiano. Siccome erano persone di sinistra, una persona anche semplice, ha sbagliato un congiuntivo, gli hanno pure riso in faccia, perché la sinistra naturalmente ride in faccia a questo, ma è un classico. Bene, non solo, gli hanno pure detto che, essendosi radunati in piazza, quella piazza era un focolaio, chiaro? Pochi giorni dopo, a Milano, all'Arco della Pace, si radunano i manifestanti a favore del disegno di legge Zan, e nel mio schema avevano pari pari lo stesso diritto di manifestare dei portuali di Trieste. Bene, la descrizione giornalistica è stata quella di una piazza meravigliosa, composta, civile, bellissima, bellissima. Nessuno parlava del virus. Io mi sono fatto l'idea che il virus, vedendo tutta questa civiltà, si è spaventato e dice, no, andiamo a Trieste, perché a Trieste c'è il focolaio. Stessa cosa, primavera scorsa. Andiamo alla politica internazionale. Ci sono in Israele i manifestanti di sinistra contro la riforma di giustizia di Netanyahu. Netanyahu iscritto nella lavagna dei cattivi. Dunque i media internazionali che dicono sono piazze meravigliose per la democrazia contro un governo di destra, benissimo. Stessi giorni ci sono a Parigi le manifestazioni contro il governo Macron, no, quella è l'onda nera pericolosa che mette a rischio la democrazia. E ripeto, anche qui, lascia perdere se tu hai simpatia o antipatia per Netanyahu o per Macron,
per la riforma della giustizia dell'uno, per la riforma delle pensioni dell'altro, possiamo discutere per tre quarti d'ora e non ci interessa in questa sede. Quello che fa ridere è il piangere, è il doppio standard, è il cambiare criterio a seconda del fatto che in campo ci sia il tuo amico o il contrario del tuo amico. È questa cosa che non rende più credibili, è questa cosa. Loro non si rendono conto. Ah, beh, te la giro. Devi sapere, la prima volta che andai per capire un po' come funzionava la televisione negli Stati Uniti, ero molto giovane, mi ricevette, fu molto gentile, un vecchio regista americano, un lupo di mare, che voleva impressionare un ragazzino, ci riuscì bene. Dice, ragazzino, sai qual è la soglia di attenzione in televisione? Sai quanto ti stanno a sentire? No, mi dica. 10 secondi se parli, 20 secondi se piangi, 30 secondi se sanguini, di più no, chiaro? Ah, quando tu vai in televisione devi avere l'idea che non puoi andare lì a spiegare delitto e castigo, no? Ok, bene, devi cercare con delicatezza di conquistarti 10 secondi per 10 secondi un minimo di disponibilità all'ascolto, ma il telespettatore capisce subito. Prima ancora di dire se è d'accordo con te o no, se gli piace o non gli piace, se gli piace o non gli piace quello che stai dicendo, se la tua opinione è vicina o lontana dalla sua, capisce, io credo istintivamente, o molti telespettatori capiscono istintivamente, se tu stai applicando un criterio diverso agli amici e agli avversari. Se stai facendo il generoso con gli uni, e l'aggressivo con gli altri, secondo me ti sgamano subito, come si dice a Roma, e ti mandano a quel paese. Questo secondo me alcuni non l'hanno ancora realizzato. Ora, questa è una grande giornata per noi milanesi, perché vi do questa informazione se non l'avete ancora saputo. Oggi il CDA della RAI ha finalmente decretato, votando l'ultima delibera che era necessaria per la scelta per noi letteralmente epocale di cambiare la sede RAI di Milano, che tutti sapete, il mitico Corso Sempione, che verrà sostituito da una nuova sede nella vecchia fiera. Ora, questo significa innanzitutto il compimento di un lavoro che ho iniziato 5 anni fa, quando sono stato eletto in Parlamento. Mi disse Matteo, qua dobbiamo fare una grande cosa per Milano, per la RAI, dobbiamo inventarci una nuova RAI a Milano, più moderna chiaramente, che insomma possa essere una chiave di volta per tutta l'azienda. E quindi oggi per me è una grande festa, e dopo anzi stapperemo una bottiglia e la berremo tutti assieme, perché è una grande giornata di compimento del mio lavoro e di risultato per Milano e per l'azienda RAI. Ma rimanendo alla RAI, noi l'abbiamo citato, l'abbiamo detto, tu esprimi delle posizioni riguardo, anche solide, riguardo ai tuoi valori. Ci sono molti giornali che sono assolutamente schierati, ma che hanno degli editori, e anzi forse sarebbe interessante indagare perché questi editori insomma a volte non sono sempre amici di un'idea o valori. Pensa per esempio alla Maserati. Sai che la Maserati se n'è andata a Torino, e la Maserati che se n'è andata a Torino, uno dice, caspita, ci dovrebbero essere i sindacati davanti alla sede che purtroppo chiude, perché lì sono posti di lavoro di operai che chiaramente perderanno il loro posto di lavoro se non verranno ricollocati. Domanda, qualcuno si è accorto di manifestazioni, proteste, scioperi? No, perché questa cosa è interessante da capire. Chi è l'editore, chi è il principale editore dei giornali di sinistra? Cito per esempio Repubblica, ma guarda te, è proprio il proprietario di quell'azienda che ha deciso di spostare Maserati. Ma sono tutte casualità, chiaramente, no? Quello che dicevamo prima. La RAI è un po' diversa. La RAI è nostra, di noi cittadini, che pagando il canone siamo non solo gli azionisti veri, perché ci mettiamo dentro un po' di soldini, ma in quanto cittadini italiani la RAI dovrebbe rappresentare con equilibrio il paese. Ora, quando ci sono state delle uscite, che sono state uscite libere,
il signor Fabio Fazio se n'è andato perché ha scelto di andarsene, probabilmente, e questa è una voce, però probabilmente convinto che la nuova dirigenza non gli avrebbe più fatto il contratto, diciamo, importante che aveva prima, si è messo sul mercato. Complimenti per lui, buona vita, tanti auguri. La signora Annunziata, che anche qua dicevi giustamente, quando lo dicono gli altri, la signora Annunziata ha deciso di andarsene, sbattendo la porta, senza che nessuno l'avesse, tra virgolette, minacciata dal punto di vista chiaramente editoriale, sbattendo la porta anche in maniera solida, ma la signora Annunziata è quella che a un ministro della Repubblica disse fate questa legge, o perché non fate questa legge, ci puntini puntini. Insomma, e tu esprimi i tuoi valori e le tue opinioni su una televisione, su una serie di televisioni private. Cosa ne pensi della televisione pubblica e del percorso che si sta facendo sulla televisione pubblica, che, come avrai visto in questo periodo, diciamo, non è proprio al centro degli obiettivi positivi, soprattutto da un certo tipo di stampa? Però non vorrei trascurare il dramma di Luciano Littizzetto in questa vicenda, voi che ridete, ma siete incoscienti, che ridete, che è dovuta scappare dai fascisti della Rai, ha trovato anche lei riparo a Discovery con Fabio Fazio, eccetera. Però l'ho vista anche in una trasmissione Mediaset, dopo che aveva, quindi andrà lì, immagino, a fare la staffetta partigiana, immagino, no? Cioè starà lì che questo compito delicatissimo di raccordo tra la resistenza e gli occupanti, vedi, voi immaginate il dramma, l'angoscia, la tragedia di questa donna che rischia la vita tutte le settimane, no? Chiaro, no? Alessandro, io ho delle opinioni piuttosto radicali sulla RAI e sulla televisione pubblica. Io resto un sostenitore della privatizzazione, penso che forse non la vedranno neanche i miei nipotini questa cosa, ma insomma. E faccio naturalmente però il tifo, finché le cose stanno così, finché l'assetto è questo, affinché parta una opera di riequilibrio, di minimo riequilibrio. Se devo esprimere un auspicio, ma è un auspicio semplicemente da telespettatore, è, e in questo caso non è rivolto al tuo partito, è rivolto, diciamo, in generale, suggerirei, se posso dire, al telespettatore, c'è un compito storico che sarebbe benedetto e che farebbe guadagnare al governo l'applauso di tutti: rompere la cappa. Vabbè, c'è stata una cappa, ok, sempre quella, sempre la stessa, eccetera. Come ci dicevano le mamme quando avevamo 12 anni, entravano nella, dai aria alla stanza, ok? Dai, apriamo porte e finestre, fai circolare più o meno. Mi auguro che nessuno, certamente non tu, certamente non voi, abbia la tentazione / illusione di sostituire alla vecchia cappa una nuova cappetta alternativa che necessariamente poi non funzionerà, perché quegli altri hanno un allenamento di 50 anni a fare cappe, capito? E hanno anche l'allenamento a prenderti per i fatti. Ma l'avete vista la cosa di Corrado Augias? No, aspetta un momento. Corrado Augias, che da 20 anni ci offre la sua grande imparzialità, la sua grande correttezza, che tutti voi naturalmente apprezzate, vero? È vero che apprezzate, non apprezzate, come non apprezzate? Ecco la cosa. È spiegato? Beh, non capisco. Non lo capisco. Non comprendo, siete fascisti. Ecco, siete fascisti, ma è evidente, è anche patriarcale. Corrado Augias a un certo punto ha detto: non mi ha cacciato nessuno, ma io vado alla 7, perché alla 7 posso fare. L'amministratore delegato della RAI ha fatto, devo dire, un'intervista molto dignitosa e anche un'audizione in commissione di vigilanza. Dice: no, beh, noi rispettiamo questa scelta, forse, ma veramente mi pare che l'abbia detto con garbo. Dice: forse può aver avuto un peso anche un'offerta economica che ha ricevuto, una valutazione di mercato. Augias si è fatto intervistare la mattina dopo su Repubblica: ma come si verrà a me? Io l'ho incontrato questo signore, mi era sembrato civile, e invece ora allude al denaro, tira delle monete in aria, ma con chi pensa di parlare? Ma io? Ma che, le monete in aria? Vaffanculo, reciproci da tutte le parti, eccetera. 7 giorni dopo ho visto che è stato richiamato alla RAI
per fare un programma musicale, perché non si può fare un programma di musica senza Augias, e quindi lui ha fatto un comunicato dicendo che resta alla 7, però ha accettato con piacere anche questa offerta della Rai di fare un 20 puntate, pagate da voi naturalmente, non vi vedo entusiasti, non capisco, non pensavo di sommare effettivamente. Allora, questo è per, diciamo, a maggior ragione sostenete Alessandro in uno sforzo che mi pare titanico. Voi naturalmente conoscerete, se non le opere di Augias, perlomeno quella opera meravigliosa di Camus, Il mito di Sisifo, in cui l'immagine di Sisifo, metafora del genere umano, è portare su un masso pesantissimo che torna giù, ma Sisifo lo riporta su, eccetera. E uno pessimista può dire: questa è l'inutilità della sorte umana, costretti a sforzi devastanti, purtroppo inutili. Ma ci spiega Camus, e questo è il senso anche in fondo della nostra vita e del nostro transito sul palcoscenico della vita, Camus ci dice: può darsi che quella fatica non produca un risultato, ma il senso della tua vita sta in quello sforzo, nella tua battaglia, nella dimensione agonistica della tua esistenza, e in quella battaglia trovi anche un senso di te stesso e il senso del tuo cammino. Speriamo, questo è l'augurio che io vi faccio. Due ultime rapide questioni. Daniele, non puoi non parlare del Green, della non mi spiace, ma io voglio sentire la tua rispetto, perché siamo a Milano, e poi l'ultima domanda sarà proprio su quello, ma siamo a Milano e ti assicuro, tu adesso la vivi Milano, la vivi in maniera continua, noi siamo vittime di una situazione che è surreale, per la quale adesso mi è arrivato un messaggino di un amico, sono in ritardo perché c'è un traffico, mi sono ritrovato imbottigliato in una strada che purtroppo non sapeva. Lo escludo. Non sapeva che è stata la cui carreggiata è stata ridotta, forse nottetempo si sono messi lì e hanno ridotto la larghezza delle carreggiate. Quindi Green. Mi sento di escludere che questo racconto sia vero, no? È percezione, evidentemente. Deve essere. È come quando ti scippano per strada, è percezione, no? Ve l'ha spiegato il sindaco. Non credete neanche al sindaco, vabbè, allora siete proprio. Io, come dire, sono andato a parlare col questore di Milano, il quale mi ha fornito i seguenti dati, poi vengo al Green, però non vorrei rovinarvi la serata con questi dati. Secondo questi dati, il 73% delle rapine in strada sono fatte da stranieri, mentre i furti con destrezza sono solo fatti al 94% da stranieri. Però, se diciamo mostrate di dire così, cioè certificate che siete anche razzisti, oltre che fascisti e oltre che tutto il resto. Il sindaco Sala, che vi devo dire, anche sulla parte green ho visto una scena, devo dire, fantastica. Quando c'è stata la esondazione assai preoccupante 10 giorni fa, io sono milanese da poco, quindi alcuni volti non mi sono, ho visto arrivare, e è accaduto esattamente lo stesso in Toscana con il presidente della regione Gianni, ma ho visto arrivare un signore qui a Milano davanti a tutte le televisioni che si è messo il giubbettino giallo catarifrangente subito. Cioè io, essendo arrivato a Milano da poco, ho chiesto: chi è questo signore che si dà così da fare? Beh, dico, bene, vuol dire che, cioè, guarda, quello faceva l'assessore da 10 anni. Allora, non facciamoci prendere per i fondelli, questa cosa per la quale tu non fai per 5, 7, 9, 11 anni, poi succede qualcosa che non è conseguenza di un nostro peccato contro la religione di Greta, perché ora cercano di metterla in termini quasi religiosi: abbiamo peccato contro la natura, abbiamo commesso un peccato talmente grande che la natura si vendica, non a caso come si chiama? Ultima generazione, perché poi c'è la fine del mondo, no? È chiaro, no? È chiaro questo. Se c'è la fine del mondo, ogni discussione
su posti di lavoro persi, è inutile, c'è la fine del mondo, che cazzo vuoi parlare? Scusa, stai abbassando il livello della conversazione, no? Che è chiaro. Bene, allora, il tema non è questo, il tema è richiamare gli amministratori al non fatto, perché il giochino di evocare la fine del mondo e di mettersi il giubbottino giallo catarifrangente, a che serve? A dare l'idea dell'apocalisse, e l'apocalisse è un meraviglioso ombrello che ti protegge da uno scrutinio sulle cose che tu dovevi fare e non hai fatto, ok? In Toscana, dalla cura del letto dei fiumi, dalle vasche di laminazione, qui stessa cosa dalla vasca di laminazione che doveva essere fatta, eccetera, eccetera, eccetera. Purtroppo ormai il format adottato da Sala, e mi spiace perché è un manager, è una persona che ha fatto delle cose nella vita, non dovrebbe comportarsi come il peggiore dei politicanti, invece ormai il format che ha adottato è lo stesso, sul green e sulla sicurezza. Prima nega e poi dice che è colpa degli altri. Prima nega e poi dice che è colpa degli altri. Io penso che fare altri 3 o 4 anni così sia veramente molto difficile. Ha la maggioranza, è stato votato legittimamente, quindi ha tutta la titolarità per governare, non è che voglio smentire quello che ho detto prima, lui è legittimamente il sindaco, ma l'idea di andare avanti 3 anni, si stanno prendendo a pesci in faccia nella maggioranza, perfino sugli ambrogini, ho visto che hanno litigato selvaggiamente Sala con i membri della sua maggioranza, c'era, chi ha i capelli bianchi ricorderà, c'era il grande Carlo D'Apporto, il papà di Massimo, attore comico, uno dei suoi numeri favolosi era parlare in finto francese, c'era un numero in cui diceva poisson à la figure, per dire pesci in faccia, ho visto che si sono presi a poisson à la figure, mi pare che sono a questo livello e laggiù. Bene. Per seguire questo ragionamento, tu ci dai a noi, popolo del centrodestra, esponenti politici del centrodestra, ci dai anche delle indicazioni, perché qui ci sono molti giovani che devono essere attirati dal lato positivo della politica, del fare, e sicuramente ci sono tante grandi città, compresa Milano, che nei prossimi anni andranno al voto. Insomma, mi sembra evidente il tuo giudizio sul sindaco Sala, ma a prescindere da questo, che penso sia, diciamo, abbastanza condiviso in platea, mi interessa avere il tuo spunto e dare il tuo spunto a tutti i nostri ascoltatori di questa sera per avere qualche idea, suggerimento, consiglio su come oggi ognuno di noi può essere protagonista del cambio di aria che ci sarà fra 3 anni. Guarda, mettiamola così, io non mi permetto, sarebbe molto presuntuoso da parte mia dare consigli e suggerimenti, non ne avete bisogno, anche perché credo di conoscere quale sia la fatica della politica, e la cosa più fastidiosa è poi qualcuno che arriva e che senza quella fatica pretende di dire dovete fare, sapete voi quello che dovete fare, e gli elettori poi naturalmente giudicheranno. Quello che mi permetto però di sottoporre alla valutazione di tutti, politici, osservatori, cittadini, è: guardate che nel mondo, e in particolare in Italia, realisticamente, toccando ferro, il centrodestra, con i suoi pregi, con i suoi difetti, un'altra volta parleremo anche dei nostri difetti, diciamo, con i suoi pregi, con i suoi difetti, il centrodestra è realisticamente avviato a una stagione di vittorie. Per meriti propri, per demeriti altrui, perché il centrosinistra non è presentabile, che se io guardo i prossimi mesi e anni mi pare improbabile che la comitiva Schlein, Bonelli, Fratoianni, Sumaoro vinca, ok? Chiaro, no? Beh, però, e qui smettiamo di ridere, però non solo in Italia, nelle capitali e nelle città economicamente più rilevanti, in Europa e anche negli Stati Uniti, con unica eccezione per il momento che è Madrid in Spagna, ma già a Barcellona non è così, in Italia Roma e Milano, in Francia a Parigi, Regno Unito Londra, Stati Uniti non ve le dico le principali 7 città, nelle città la destra perde regolarmente, chiaro? Questo è molto preoccupante, perché tu puoi vincere tutte le elezioni nazionali che vuoi, ma se perdi a Milano e a Roma,
perdi nei luoghi dove si fanno i giornali, dove si fanno le televisioni, dove si fa il cinema, dove ci sono i teatri, dove si elabora la cultura, dove si costruisce la narrazione e il discorso pubblico del paese. E tu, pur vincitore, sarai sempre in trasferta da un certo punto di vista culturalmente parlando. Questo, badate, non è solo un problema italiano, è un problema ovunque nel mondo. A mio modesto avviso, le destre, pur intelligenti in giro per il mondo, questo problema non se lo sono poste abbastanza e sono cadute in un doppio tranello: o quello di aderire nelle grandi città alla caricatura di se stesse che è fatta dalla sinistra, quelli ti descrivono come fascista, abbiamo riso, eccetera, però tu ci caschi un po' e estremizzi la posizione in modo non efficace, oppure giochi troppo in difesa su alcuni temi, il green, senza fare una controproposta intelligente e costruttiva, oppure sui temi etici. Io lo dico con molta franchezza, non mi piace per niente il dirittismo della sinistra, che vuole una legge su tutto, diritto su questo, diritto su quello. Sconsiglio però di contrapporsi solo in una chiave uguale e contraria. A mio avviso sarebbe più intelligente, per accendere un cortocircuito, contrapporsi al dirittismo alzando la bandiera della libertà, di una legge in meno, di un intervento dello Stato in meno, anziché di un intervento uguale e contrario. Non lo so, sono solo delle ipotesi, rifletteteci, sapete voi come fare. Vi segnalo però un problema: bisogna cercare di vincere a Milano, a Roma, a Londra, a New York, a Los Angeles, a Barcellona, a Berlino, in tutte le grandi città, le capitali effettive o le capitali economiche, perché se non vinci lì, guarda che quella sarà l'ultima trincea. Sanno di essere minoritari nel resto del paese, ma vincono nei luoghi decisivi, nei luoghi dove si forma la narrazione, e per tutto il tempo ti avveleneranno la stagione di governo, mettendosi loro in cattedra col ditino e stabilendo chi è civile e chi no, chi è fascista e chi no, chi può parlare e chi no. Guarda che è un rischio che non va sottovalutato. Allora, io ringrazio Daniele Capezzone, che ribadisco tutti i giorni ci mette la faccia firmando un giornale, andando in TV, rappresentando le nostre idee, i nostri valori. Vi consiglio vivamente di fare un ottimo regalo di Natale per i vostri, oltre che leggerlo voi stessi, per i vostri parenti e amici, perché almeno possano essere incuriositi rispetto alle tesi che noi riportiamo. Io non posso che ringraziare tutti voi, invitandovi adesso a bere un goccino d'acqua tutti assieme e di festeggiare appunto la nuova sede RAI di Milano, che verrà realizzata entro il 2029.